Amiche e amici di GCN Italia, ben ritrovati per la sintesi della prima tappa della Parigi-Nizza. Oggi 154 km da Plaisir a Plaisir, un paese vicino a Parigi. Pianura, per così dire, pianura francese, non c'è un vero metro di pianura in realtà. Sulla carta si dovrebbe arrivare in volata, però c'è la Côte de Neuf-le-Château in pavé a 5 dall'arrivo e il meteo avverso, in più c'è anche tanto vento oggi, quindi si prospetta un arrivo differente. Siamo in corsa, 60 dall'arrivo, una caduta in una rotonda, a fare le spese soprattutto Bardet e Barguil, che sono i due corridori francesi che rimangono a terra per più tempo. Barguil prova a ripartire, poi si ferma, simula un abbandono, probabilmente per far andare via la moto delle riprese, vede che la moto non lo lascia andare, quindi decide di ripartire e si accoderà alla sua macchina per rientrare. In ogni caso riuscirà a arrivare all'arrivo oggi. In corsa a 60 dall'arrivo si è spaccato anche il gruppo a causa del vento, ci sono davanti corridori molto forti come Alaphilippe, Quintana, che ultimamente nei ventagli è sempre presente, Zdeněk Stybar, Kasper Asgreen, Conrad, Sagan, Chase Ball, insomma un bel gruppo di corridori e Tijs Benoot anche. Come vedete il gruppo è tutto frazionato, c'è vento forte da sinistra, questo è il secondo gruppo guidato dalla IF e dalla Trek, sta cercando di ricucire, è un grande lavoro di Bettiol per aiutare il capitano Higuita. A 30 dall'arrivo sul Gran Premio della Montagna, o meglio il traguardo volante di Montanville, si avvantaggiano Alaphilippe e Tijs Benoot. Non sappiamo più se per guadagnare questi punti o per evitare un ricongiungimento che sembra prossimo, perché ormai il gruppo guidato dalla IF è rientrato sul primo gruppo e quindi rimangono due corridori davanti con 20 secondi di vantaggio. A 17 dell'arrivo il vantaggio non cambia, sono davvero tanti chilometri che hanno il fiato sul collo del gruppo, però anche dietro sono sfiniti. Sta facendo un grandissimo lavoro Ivan Cortina della Bahrain McLaren, non viene supportato da altri, Tijs Benoot e Alaphilippe così hanno modo di guadagnare ancora vantaggio. Finalmente arriva Grosschartner, anche un corridore della Lotto, però il vantaggio ormai di 40 secondi a 9 dall'arrivo. Siamo sullo strappo conclusivo in pavé, Alaphilippe e Tijs Benoot hanno ormai pochissimo vantaggio sul gruppo, da cui escono Dylan Teuns e Maximilian Schachmann, che sembra rientrare sui due. A 2 km 4 dall'arrivo si rimescolano le carte, ora sono in 4 davanti, il gruppo è vicinissimo ma sono tutti sfiniti, non c'è più energia. Schachmann prova a rientrare e attaccare direttamente, Tijs Benoot va a chiudere su di lui, ormai se la giocano questi 4 a 2 km dall'arrivo. Siamo sul rettilineo finale, mancano più di 300 metri, Tijs Benoot lancia lungo la volata, Alaphilippe prova a seguirlo ma sembra che le energie ormai siano finite, è finita la benzina. Il corridore francese, allora Dylan Teuns parte lungo, Schachmann gli prende la ruota, bocca aperta, sono tutti stremati da una tappa che è stata resa veramente dura dalla pioggia. 150 metri però Maximilian Schachmann si alza sui pedali, va a sprintare e vince la prima tappa della Parigi-Nizza su Dylan Teuns, Tijs Benoot e Julian Alaphilippe. Dietro il gruppo dei 25 vediamo in testa Chase Paul, la sua ruota Polit, l'alto corridore della Israel. C'è anche Higuita col casco giallo e Nizzolo, comunque Chase Ball va a vincere la volata del gruppetto, mette anche la maglia bianca di miglior giovane. Maximilian Schachmann vince per la prima volta con la maglia di campione tedesco, non aveva ancora vinto dopo il trionfo ai campionati nazionali su strada dell'anno scorso. Dylan Teuns in seconda posizione, Tijs Benoot in terza come abbiamo già detto, Schachmann mette anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Notizia positiva per noi italiani, Vincenzo Nibali era nel primo gruppo, quindi si mette bene la classifica generale per lui, anche perché gli altri corridori di classifica presentano soltanto Thibaut Pinot e Nairo Quintana. Andiamo a vedere la tappa di domani da Chevreuse a Chalet-sur-Long, 166,5 km, è una tappa che va da nord-ovest verso sud-est, quindi se ci sarà vento sarà per tutta la corsa e potrebbe compromettere ancora il risultato scombussolando le strategie. La prima parte di corsa presenta molti su e giù, con alcuni gran premi della montagna di terza categoria, il finale invece pianeggiante, però come detto con questo meteo e questo vento può succedere di tutto. Rimanete con noi per non perdere la sintesi della seconda tappa della Parigi-Nizza. Ciao, a domani!